Beh, come si vede, ho trasportato il disegno che vi avevo fatto vedere prima su questa tavoletta di medio density. È una tavoletta di 4 mm che ho trattato con un fondo di acrilico con colori avanzati, niente di particolare. Poi ho fissato il disegno una volta preparato nelle sue grandi linee con un po' di fissativo spray trasparente opaco. Potete usare quello che volete, anche niente, va bene lo stesso. È soltanto perché avevo già fatto vedere in un tutorial come eventualmente poter preservare il disegno in caso di un errore, in caso di un ripensamento, eccetera. Comunque non è una cosa che è obbligatoria, è facoltativo, fate un po' voi, non è una cosa molto tassativa. Bene, a questo punto possiamo cominciare. Io sulla mia tavolozza, la tavolozza vedete di medio density, un avanzo di qualche lavorazione, però l'ho girata e ho messo un po' di bianco, dove serve? Bianco, ocra d'oro, giallo indiano e un po' di terra d'ombra bruciata. Nel solito barattolino ho messo un po' di olio di lino e una goccia di diluente sintetico. Non c'è bisogno di grandi spiegazioni. L'unica cosa è cominciare. Come pennelli vedete di quelli più vari, sono quasi tutti, anzi per il momento sono piatti, poi eventualmente userò qualche pennello diverso per fare qualche particolare. Comunque ecco, in genere sono pennello di buio, sintetico, o questo qui non lo so nemmeno, sarà un sintetico fetente. Comunque insomma vanno bene qualsiasi tipo di pennelli, dipende un po' dal tipo di pennellata che volete utilizzare. Ne abbiamo già parlato altre volte. Il pennello è molto importante, però non è una cosa che è tassativa. Ognuno poi userà il pennello che più gli piace, perché ogni pennello è una storia a parte, per cui a chi piace un disegno molto liscio, a chi piace invece una finitura un po' più materica e quindi grossolana, userà un pennello a setole, che so, di cinghiale un po' più dure. So, ognuno poi userà quello che vuole, setole di maiale, insomma non è un problema, ognuno poi è troppo personale per dire meglio questo e meglio quell'altro. Ok, non resta altro che cominciare, tanto le chiacchiere al solito servono veramente a poco. Quindi abbiamo il nostro olio, qui abbiamo il nostro disegno e andiamo. Cominciamo con un leggero impasto, me lo metto sulla mia sinistra perché essendo mancino ho difficoltà a attraversare, diciamo così, lo specchio della. Ecco, allora cominciamo. Vi conviene, anche qui le regole sono sempre opinabili, vi conviene comunque al limite cominciare dalle parti più luminose. Per cui decidete quando fate qualsiasi disegno, qualsiasi Quindi lavoro, decidete da che parte arriverà la luce e di conseguenza farete il vostro lavoro. Ora, se è un lavoro di fantasia, ve lo studiate a tavolino, diciamo così, fate un po' mente locale, da che parte arriva la luce, quindi vi considerate i capelli, se la luce arriva di qui, qui ci sarà una parte naturalmente in ombra, perché qui c'è l'orecchio, quindi comunque farà dell'ombra e decidete come realizzare queste cose, se no dopo alla fine fate un pastrocchio, quindi regolatevi un po' di conseguenza, non andate sempre a capocchia perché se no vi trovate poi a fare qualche cosa che non è proprio il massimo. Se decidete di non dare una mano, diciamo così, di fissativo al vostro lavoro una volta che l'avete disegnato, ricordate una cosa però, che se poi non lo fissate in qualche maniera, quando andrete sopra col colore, questo si tenderà a sporcare il colore che ci metterete. Quindi ecco, in qualche modo dovrete sempre cercare di, diciamo così, di proteggere il colore. Qui, se vedete, non l'ho fatto, ho fatto un, diciamo così, un ripensamento e il colore, come ha toccato
a grafite ha subito sporcato il colore. Non mi interessa perché da queste parti ci verrà l'ombra, quindi mi può anche essere, diciamo così, tra virgolette, di aiuto. Però ecco, ricordate, se volete fare una parte luminosa e c'è una traccia di grafite, questa vi darà sicuramente dei problemi. Quindi ricordate questa piccola cosa che vi potrebbe aiutare a non fare degli svarioni un po' troppo evidenti. Come vi ho detto, sto usando soltanto bianco e ocra d'oro e una puntina di terra di Siena, ma veramente una puntina che poi piano piano, adesso soltanto per, diciamo così, organizzare a grandi linee il lavoro. Ora con le luci della sera non sempre si riesce a fare un lavoro molto intelligente, nel senso che le luci sono sempre maledette, perché sapete benissimo che, come si dice, i lavori fatti la sera si guardano la mattina, quindi bisogna sempre avere un po' di pazienza, nel senso, se è possibile fateli la mattina, il giorno, insomma, con la luce del sole, perché questa luce artificiale, per quanto sia bianca, per quanto sia, come posso dire, vicina alla temperatura di colore della luce solare, insomma, è sempre tutta un'altra cosa. Ho messo una puntina di rosso cinabro chiaro, mi sono sporcato come un animale, ecco. Una puntina di rosso che poi mischio con il solito bianco e una punta di ocra per fare, diciamo così, un po' di ombreggiatura, di rossore a questa figura. Naturalmente in questo caso la luce viene da questa parte, per cui questa parte qui sarà tutta in ombra e quest'altra sarà mediamente illuminata. Naturalmente più olio mettete nell'impasto, più il pennello sarà veloce, diciamo così, fluido, però coprirà anche leggermente meno, per cui rischierete di avere una pennellata, diciamo, un po' più visibile. Non c'è un vero modo per fare una cosa o per non farla. È come il famoso, quella famosa frase, no, di Einstein, dice, tutti dicono che non si può fare, poi arriva uno che non sa niente e la fa. E quindi, insomma, è inutile dire, oh, così non si fa, così non va bene, questo è sbagliato. Poi, al solito, arriva un pinco pallo qualsiasi che non sa tutte queste belle regole e la fa. E quindi tutte le nostre convinzioni vengono in un attimo subito sfatate e non ci resta poi che dire, mannaggia, perché non ci ho pensato io. C'è poco da commentare in questi casi. Si fa, si guarda e si cerca di imparare qualcosa, se c'è da imparare, e può andarsi anche che vi faccio vedere qualche cosa che alla fine non vi interessa più di tanto, quindi amici come prima, tentativo mio un po' sballato. Io a volte sono convinto che, naturalmente uno può sbagliare, che sia più difficile fare un astratto, un bel astratto, un astratto convincente, un
un astratto che abbia un suo carattere, una forza trascinante, ecco, qualche cosa che ti prende veramente, che non che ti posso dire, un bellissimo vaso di fiori, un vaso di frutta, un cesto di fiori, insomma, qualche cosa che ormai è già così tante volte visto, così tante volte riprodotto, che sì, si può soltanto in qualche modo dire sì, fatto bene, tecnicamente valido, però poi come posso dire, boh, amorfo, senza carattere, gli manca quella forza che ti fa dire mamma mia quanto è bello, lo vorrei avere in casa e guardare tutti i giorni. Ecco, quella cosa lì, forse io parlo sempre dal mio punto di vista, ragazzi, ognuno nell'arte specialmente, meno male per il momento, ognuno può vedere e dire quello che vuole, quindi quello che vale per me non vale per tutti, ci mancherebbe, se no saremmo veramente tutti uguali come le carciofi in un campo, un pochino più piccolo. Sì, lo pulisco un po' meglio perché lascia delle tracce di verde. Probabilmente l'ultima volta che l'ho usato non ho fatto un gran lavaggio. A volte lavorare mentre si chiacchiera non è proprio facilissimo, si perde facilmente la concentrazione, quindi si rischia di parlare troppo e a vuoto o di non parlare per niente perché ci siamo così presi dentro al lavoro che ci risulta veramente ostico, come si dice, parlare e lavorare. Concentrazione in questi casi veramente notevole, anche se è una cosa, diciamo sì, che abbiamo fatto, non è che ci preoccupa tantissimo perché insomma è un déjà vu, però comunque è sempre un lavoro, qualsiasi cosa, che va fatto bene. Se andate un po' fuori dal segno che avete tracciato, non ci sono problemi, prendete il vostro ditone o se proprio volete uno straccetto e levate quella sbaffatura che vi è venuta, insomma, che non vi piace. Naturalmente è un problema modesto, tanto poi comunque ci tornerete sopra diverse volte, quindi quello svarione lo toglierete anche in un secondo momento, però se non vi piace avere, diciamo così, la sbaffatura sotto gli occhi, prendete un dito, uno straccio e lo levate.
L'ho detto anche prima, parlare e dipingere non è facile, specialmente quando si fa una cosa un po' particolare, un po' di attenzione, un po' con particolari minuti. Mettersi a parlare mentre si lavora non è sempre facilissimo. Bisogna che lo metto un po' di traverso, perché sennò la luce, che ho una luce qui sopra e una luce qui sulla destra, e a volte se non è proprio messa bene non riesco proprio a vedere niente, mi fa specchio, quindi è come dipingere al buio.
Ecco, così è senza le luci sparate sopra il viso. Assume subito un'altra caratteristica, perché questa luce forse è troppo forte, non lo so, adesso non so come è venuto il video, per cui non so cosa dire, se è valido o meno. Adesso non riesco a decifrarlo perché appunto le luci sono un po' false. Vabbè, vedremo domani mattina, dai.